Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e ben ritrovati qui su Expeditions Room. In questo nuovo episodio cercheremo nuovamente di andare a recuperare questo stendardo. Allora, la situazione come abbiamo visto nello scorso episodio non è per niente semplice. E sarà importante cercare di sopravvivere almeno con uno di loro. Mentre facciamo un po' sneaky sneaky per recuperare lo stendardo. Quindi direi che conviene magari che due li facciamo sgattaiolare da dietro e tre li teniamo qua davanti. Ti proverei così. Qua c'è anche un arciere in realtà che è utile fino a un certo punto in realtà. Lo metterei forse un po' più. Qua può aver senso. Non lo so, ma ci proviamo. Ci sono delle scale che scendono, ma non ha molto non ha molto senso. Ma quei tre verosimilmente si sposteranno in qua e avremo dei rinforzi sia da questo lato che da quest'altro qua. Proviamo. A vedere, tempo non ce n'è molto. Ottimo. Vedi con questo che ho un po' che tiro più veloce e più ha gli attacchi quelli con focus. Ok. Ottimo. Adesso con questo andrei qua. Questo armatura no. Questo down, up down però. No. Ah no, se... ok. Se ha determinate condizioni, knockdown. Allora, Yulia intanto finché non ha opzione migliore, farei... Forse riesce a fare entrambe le cose. Bueno. Molto brava. Molto bene. Allora non posso passare di là. Possono saltare giù effettivamente. Ne manderei giù due di qua. E vediamo un po' come si distribuiscono. Nello scorso episodio avevamo giocato molto sull'interrupt di Yulia, ma mi sa che è un po' scomodo come discorso. Guarda come si trincerano proprio il fatto che... Ah, cavolo, ce n'è parecchi là però adesso, eh. Ora che se li muovo là saranno accerchiati da due lati. Qui da qua vede... Sono lontani, quindi non fa molto.
scendo qua, se scendessi qua, credo che ne guadagnerebbe come... Nella realtà no. Era quasi meglio prima. Rimetterei così. Mentre l'arciere lo sposterei qua che sia un po' più difeso. Un po' più strategico. Allora, Julia da qua non so se riesce a... Forse ne secca uno, sarebbe una magia incredibile. Oppure potrebbe aiutare da questo lato. Vadi di qua. Ottimo. Perché così magari possiamo... Bravo. E intanto il Wolfie qua, perché di più non può. Più altro non riesce a fare. Sono abbastanza trincerati lassù, però, porca miseria. Inspire c'è qualcuno in range? Lui. Non ci guadagno tantissimo. Però è un interrupt che forse è meglio. Questi hanno un sacco di... mi sa che devo giocarmela così perché strategicamente non ha molto senso. È talvolta meglio giocarci l'interrupt che non altro. Aia. Dai, due shred di armor non è per niente buono. Ah! Caspiterina. Li vedo molto male. Però stanno un po' scendendo, se non altro, allora. Si muove e prende danno, ma c'è lo scudo. Aspetta, facciamo con Julia. No, forse è meglio che Julia lo secchi. Così poi lei ha la possibilità di fare un altro tiro ancora. Ok. Aspetta, allora facciamo che... Okay. Allora posso creare questo. Però è scudato, no. Andrei su questo.
Buono. Molto brava. Adesso però se io facessi il quick shot. Yes! Bravissima. Molto 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 brava. Anche perché lui è rimasto ancora con l'attacco possibile. Però sì. Qualcuno che dà uno shred. Questo non lo secca comunque. Non so se è tempo di sprecarmelo. Cioè se ha senso di sprecarmelo. Anche se in realtà potrei usare quello del focus. Sì. No! Ah, gli incapacitati... quelli! Ha molto senso, però... Lei non ha nessuno su cui può lanciare... dei pila. Però potrebbe dar fuoco a lui. Ha senso? Come in questo momento no. I'm covering this angle. Aia! Questi li sto perdendo. Bravi, andate di là. E niente, lei torna indietro. I shall run around. They will not notice me. Questo è scudato, sì. Ci proviamo. Non è che può curarlo più di tanto. Però ho fatto perdere morale a quello che non me ne fregava niente. Questi tutti scudati? No, ce n'è un paio di non scudati. Allora, proverei ad andare qua. E vedo solo quello. Ah, no bueno. Vieni qua, facciamolo correre almeno un pochino. Ah, Yulia ha qualcuno sotto tiro. Questo, ma non ha molta possibilità di successo.
No, è pessima la situazione. Forse un interrupt sarebbe più sensato, visto che l'hai messa abbastanza bene come interrupt. Riparo scudo e... Ok. Aia! Cavolo, me lo tirano giù! No! Ma non era l'unico. Che barba. Che barba davvero. Forse sono sottolivellato perché ne ho vari a livello 7 che non hanno neanche degli attributi. Proviamo a caricare questo autosave qua. Non so che autosave sia, ma mi sa che quella è un po' incasinata. L'avevamo giocata abbastanza bene. Allora, dove siamo? Stiamo andando qua. Il problema è che... andiamo in là, vediamo se riusciamo a tirare fuori qualche pretoriano un po' più strong. Perché il gruppo non è male, cioè ci sono sia quelli veloci che quelli... Forse avrei dovuto mettere quelli veloci dall'altro lato, ma poi si buscano un sacco di pizze in faccia. Cioè, l'avevano lasciato scoperto, ma poi dopo avrei dovuto mettere il mio altro là in mezzo. Però due sarebbero arrivati da sopra. Non lo so. Non lo so, secondo me forse è proprio una questione di livello. Forse dovrei mettere anche dei giavellotti in modo da dar loro azioni in più, bonus. Non lo so, tra l'altro, se ho ancora dei giavellotti che posso equipaggiare oppure meno. Party Management, Inventory, Quet Tactical. No, non ho più giavellotti, ma posso farne i giavellotti? Torce, c'è roba da sbrogliarmi un po'. Thank you for sending me those schematics your people found. Salvete legionari. What did you break today? No, qua alla forgia. Maggiore di la forgia. Tactical, ecco. Caltrops Pilum. Posso farne di Pilum? Ne posso fare ancora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi non ne ho più. Ok. Un po' di torce. Questo cos'è che fa? Avvelena. O cura dal veleno. Questo. Intossica. Eh? No, ok, questo toglie il veleno. Ed è intossicato. Bandage potrebbero servirci effettivamente. Facciamo un po' più di tactical. E... sì, assegniamo un pietro di pretoriano. Chi è quello in gamba con la forgia? Questo.
Crafty. Ok. C'era tra l'altro, abbiamo uno là, uno speculator 100, ok. Replenish available recruits. Ma noi abbiamo ancora di available recruits, credo. Quello che interrompiamo questo episodio, ma... Però sono di livello scarsino. Li facciamo che devo... Sì. C'è della gente morta. Ma... Chi era l'esperto della tendina? Ce l'avevamo un esperto della tendina, no? Architetto. No, mi sa di no. First aid, freeloader, medicus, doctor, avenger first aid. No. Però mettiamo comunque qualcuno a... A farcitura degli altri tipelli, perché qua questi sono buoni, ma fino a una certa. Questo architetto, crafty aesthetic, questo è niente. È cautious. Questo è sociale, è ascetico. Questo freeloader è scavenger. Ma questo è... Questo diminuisce il tempo per i tactical, che non è male. Vediamo se prendono qualcosa al mercato. Perché avremo poi bisogno anche di un po' di soldini. Hanno tanti schiavi e poche medicine, ma tanto non ha soldi. Nulla, mi sa che interrompiamo qua l'episodio e dovremo aspettare un po' di roba. E nel frattempo, niente, andrò a vedere un po' in giro cosa si può fare. Io vi ringrazio come al solito per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. E anche se non vi dispiace, un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne avete pensato del video. Ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.